Abbiamo qui il matematico protagonista di questa sera, Pier Giorgio Di Freddi. Lei nella sua vita si è dedicato sia al percorso accademico ma anche al percorso divulgativo. Quanto è importante divulgare un sapere? Beh, è importante se non si vuole semplicemente vivere in un castello d'avorio, no? E farsi fatti propri, no? Senza che gli altri vengano mai a saperlo. E questo è vero sia dal punto di vista individuale, no? Cioè di ciò che si fa personalmente, che soprattutto dal punto di vista di ciò che si fa collettivamente, cioè in particolare la scienza in questo caso, o l'astronomia, o la matematica, eccetera, no? Devono aprirsi al pubblico, perché altrimenti appunto rimangono delle questioni esoteriche, no? Che poi alla fine qualcuno usa i propri fini, ma gli altri sono invece ignari e vengono usati. Quindi secondo me la divulgazione è una cosa fondamentale, è l'unione tra la ricerca e il pubblico. Il suo ultimo libro, Dalla Terra alle Lune, propone una rivoluzione prospettica, quindi un viaggio dalla Terra alla Luna, e quindi la visione anche della Terra come se fosse per noi la Luna. Quanto è importante la rivoluzione prospettica nella scienza? Beh, è fondamentale non solo nella scienza, ma anche più in generale nel pensiero. Per esempio, noi siamo su questa Terra e ci sembra che la Terra sia ferma. E naturalmente discutiamo, se arriva qualche visionario come Copernico, come Galileo, lo prendiamo, lo processiamo, lo facciamo abbiurare, no? E così via. Ma se uno va sulla Luna non c'è bisogno di discutere, guarda la Terra e la vede muoversi, no? La vede muoversi su se stessa, no? E allora a volte questa è una metafora di ciò che si può fare nella vita quotidianamente, cioè invece di guardare proprio col naso attaccato, no, alle cose senza avere nessuna prospettiva, fare uno o più passi indietro, vedere le cose da lontano permettono di avere appunto una prospettiva migliore e di capire appunto l'analogo del fatto che la Terra gira, no? Senza dover stare tanto a discutere. Siamo con l'assessore di Monte San Giusto, Lorenzo Chiacchiera. Questa sera abbiamo assistito ad una lezio del matematico Di Freddi. Quanto è importante promuovere attività culturali in un comune come Monte San Giusto? È molto importante, a maggior ragione, in un piccolo comune in cui non ci sono grandi opportunità legate a delle associazioni culturali che organizzano su questo territorio delle attività di rilievo, o meglio, ce ne sono, ma non ci sono mai le opportunità di portare dei personaggi così grandi. Fortunatamente, devo dire che da quando ci siamo insediati si è subito creato questo canale con Oriana, che è stata molto sensibile nel recepire anche un nostro interesse nei confronti di questi eventi. Fin da subito siamo riusciti ad organizzare questo sodalizio con Parlare Futuro e anche con Non a Voce Sola. Abbiamo ospitato diversi eventi e siamo sempre stati molto soddisfatti. Poter avere questi personaggi in un piccolo comune è veramente molto importante, sia per farci conoscere all'esterno e anche per far conoscere poi alle persone che vengono inevitabilmente più da fuori che dal nostro comune stesso, tutte quelle che sono le bellezze legate al nostro territorio. Abbiamo qui Oriana Salvucci, la direttrice artistica di Parlare Futuro. Questa sera Parlare Futuro ha ospitato Pier Giorgio Di Freddi a Monte San Giusto. Come si colloca Di Freddi all'interno del fil rouge sul dissenso di questa edizione? Pier Giorgio Di Freddi penso sia il principe dei dissenzienti. Ha animato, diciamo, diverse polemiche con intellettuali, filosofi, ma in particolare è un anticlericale antelittera, ma ha definito anche lo stesso Papa Francesco un finto illuminato. Quello che sicuramente, a mio avviso, gli va riconosciuta è la chiarezza e la nettezza dei suoi punti di vista, la chiarezza anche della sua posizione rispetto ad un pensiero critico sempre vigile, e non tutti gli intellettuali purtroppo sono così chiari e netti nelle loro posizioni. Quali sono i prossimi appuntamenti di questa edizione? Allora, il prossimo appuntamento è con Gian Antonio Stella il 12 di dicembre a Loreto, Teatro Comunale, ore 21:15. Vi aspettiamo numerosi. Grazie.